Tutto giusto, ha detto il mister. Non abbiamo fatto niente, anzi, dobbiamo macinare ancora di più, dobbiamo correre ancora di più, dobbiamo essere un po' più compatti, dobbiamo migliorare la fase di palleggio che è determinante per abbassare un pochettino i ritmi ed avere un po' di predominio nella metà campo avversaria. Siamo ancora un po' frenetici, ma era tutto passa per gli allenamenti, per riconoscersi e per conoscere l'allenatore con la squadra con l'allenatore. Questa era la partita che voleva vedere Bocchetti, perché ci eravamo sentiti dopo Frosinone e non era contento dell'atteggiamento. Oggi è stato. Cosa si è visto di più in 2 settimane di Grassadonia? Non è che sono contento o non contento, è normale che quando si vince siamo sempre contenti, è solo che noi dobbiamo rincorrere, quindi va bene i pareggi, va bene il saper stare in campo, essere compatti, equilibri, però noi abbiamo bisogno di punti. Non era che non ero contento per la prestazione, non ero contento per il risultato, Io solo faccio questo. l'ultima da parte mia, Massimo, poi vi sente il direttore Bocchetti, può rispondere alle domande da studio. Volevamo fare un po' il oramai consueto bollettino degli infortunati in vista della spalla, cominciando da Sorensen, poi Seter, via via Tabanelli e gli altri. Tabanelli bisogna aspettare ancora l'esame strumentale, dobbiamo aspettare almeno. Ma come sta? Non penso sia qualcosa di gravissimo, penso una settimana ancora. Sorensen e Seter dovrebbero essere disponibili già da domani, col gruppo, quindi cominciano a fare allenamento in gruppo. E poi dobbiamo valutare adesso i nuovi giocatori, visto che ho fatto male. Ecco, cosa hai visto di Balzano? Che vi siete detti? Abbasano ha avuto secondo me una distorsione, quindi non è importantissimo, però qualcosa ha sentito, niente di grave però. Studio per Antonio Bocchetti. Sì, Antonio, ciao, grazie per aver accettato il Buonasera. nostro invito. Allora, io ti faccio una domanda, è una cosa che vado ripetendo da diverse settimane. Cioè, in questo momento il Pescara, ma è un fatto, credo che sia oggettivo e comprensibile, non può interpretare una gara in chiave offensiva. Secondo me deve rimanere in partita sino alla fine, non subire gol e provare a vincerla. In sostanza, quello che ha fatto oggi. È chiaro che deve migliorare, però in questo momento, secondo me, Grassadonia ha proprio inquadrato la squadra, il problema. Diciamo che comunque non è un tecnico che ama questo tipo di gare, però dobbiamo dare equilibrio alle partite, dobbiamo essere credibili e ad avere un solo credo. Non è possibile che un paio di giocatori riescono a fare la fase d'attacco e non riescono a fare la fase difensiva. Noi dobbiamo difenderci tutti e 11 e correre tutti e 11 per cercare di fare punti e per cercare di vincere partite come quella di oggi. Noi affrontavamo una squadra importantissima, una squadra che ha delle densità, la sua arma è micidiale. Se non fai la stessa partita, tu oggi perdi. L'ultima per Bocchetti, non so se c'è Fabio Sì, Ferraresi, che Fabio intanto che vuole saluto. rivolgere una domanda all'amico No, beh, Antonio. la mia è soltanto una considerazione rispetto a quello che ci eravamo detti qualche giorno fa. Oggi non so se sia un caso, però con l'ingresso in campo di 2 giocatori un po' più tecnici, un po' più di qualità, che come diceva il mister possono determinare come Maestro e Giannetti, anche se il primo non ha fatto benissimo, secondo me l'interpretazione della gara è stata un po' più propositiva, con voglia di recuperare qualche pallone sicuramente un po' più in avanti. Non so se lui è d'accordo con me. Fabio, se tu oggi corri come corre il Cittadella, riesci comunque a dettare comunque legge a Cittadella, altrimenti fai fatica perché è una squadra costruita sui ritmi, sulle palle in profondità, sulla palla verticale. Se non riesci a fare la stessa partita, è normale, avendo dei giocatori un pochettino più di qualità, scende un pochettino la pressione in avanti. Però se noi dobbiamo correre, se non corriamo non facciamo punti. Io ringrazio il direttore.